Guardare la Camera di Commercio di Imperia apre ovviamente le porte alle imprese per la presentazione di un nuovo bando, un bando che riguarda chi, che cosa? Sì, è un bando importante come tanti altri che nel contesto attuale si sta, in quanto in questo momento stiamo lavorando, sistema camerale, Regione Ligure ovviamente che viene a presentare con la FIRS questo bando odierno che riguarda in particolare l'aggregazione delle imprese che rappresenta in questo momento una delle vie percorribili per dare fiato al territorio, alla nuova imprenditorialità, alle imprese anche già esistenti che hanno bisogno di sostegno. Diciamo che si percorrono come sistema camerale, la Camera di Commercio di Imperia sicuramente anche, tutte le strade possibili per dare sostegno al tessuto imprenditoriale. Si parla di imprese già esistenti che però sono in pratica neonate o imprese che possono nascere da un momento all'altro, quindi c'è un intento da parte di qualcuno di partire in maniera autonoma e questo deve essere assolutamente sostenuto. La Regione Liguria attraverso questi bandi del POR FSR si muove in maniera continua, il sistema camerale sostiene questi percorsi agevolando la presentazione sul territorio di questi singoli bandi, poi il sistema camerale, la Camera di Commercio di Impera, si muove anche autonomamente, come è capitato in questi giorni, con la presentazione di altri bandi, sempre sul filone della neoimprenditoria e ovviamente non solo.